diciamo, nel Consiglio Comunale del 24 aprile ai fini di aprire una fase di incontri sulle tematiche del lavoro preparata con largo anticipo nella prospettiva della sottoscrizione dell'accordo di programma. Accordo di programma che, ricordo a tutti voi, sarebbe dovuto essere sottoscritto a Roma subito dopo la conclusione degli emendamenti che avevamo chiesto, invece la sera per la mattina è stato sottoscritto a Firenze con tanto di Presidente del Consiglio. Riteniamo la Commissione Lavoro la sede più opportuna per intraprendere questo percorso partecipativo, solo attraverso un confronto dialettico, pubblico, ampio e partecipato che si possono sintetizzare le istanze del territorio e trasfonderle negli atti attuativi dell'accordo di programma, anche con l'apporto costruttivo delle opposizioni. La ricerca di soluzioni ai problemi occupazionali del territorio deve rimanere al centro di tutte le procedure attuative degli accordi di programma in essere. Come è noto, le maggiori risorse economiche sono state stanziate nell'ambito dell'accordo di programma per Livorno e riguarderanno la costruzione della Dacena Europa, che viene finanziata secondo l'accordo per 50 milioni di euro dal governo, quindi direttamente soldi che arrivano al governo sono, secondo l'accordo che qui abbiamo in copia e che avremo magari anche il piacere di darne a qualcuno qualche copia in originale in modo tale da leggere chiaramente quali sono questi finanziamenti che arrivano. 200 milioni di euro sono dell'autorità portuale di Livorno attraverso la sottoscrizione di mutui. La regione invece concorrerà finanziariamente alla realizzazione della Dacena Europa attraverso l'erogazione all'autorità portuale di contributi straordinari per un importo massimo di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2035. Per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamenti derivanti dalla contrazione di finanziamenti della parte stessa dell'autorità prevista per un valore nominale di 400 milioni di euro. Previa stipulazione di specifico accordo di programma con l'autorità portuale di Livorno sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi. Sempre l'accordo di programma prevede che Regione Toscana e autorità portuale costituiscano un nucleo operativo per l'attuazione delle varie fasi di progettazione e realizzazione della Dacena Europa. Da quanto dichiarato dai vertici dell'autorità portuale, pare imminente la pubblicazione di un bando per ricercare un finanziatore, posto che i finanziamenti dichiarati nell'accordo di programma non sono sufficienti a ricoprire il costo complessivo dell'opera. Il bando dovrà servire a raccogliere manifestazioni di interesse alla costruzione della piattaforma Europa e successivamente, presumibilmente entro i successivi 10 mesi dalla pubblicazione del bando di qui sopra, dovrà intervenire all'aggiudicazione definitiva che riguarderà la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere portuali. Per quale motivo ho chiarito questa cosa? Perché una delle polemiche che io come sindaco della città ho innescato è derivante dal fatto che la crisi è adesso, la stiamo vivendo adesso e la prospettiva di ciò che potrebbe essere la ricaduta occupazionale, da quello che si evince da questi documenti, potrebbe arrivare non prima di un anno e mezzo, tanto per essere chiari. Nel frattempo questi lavoratori, tutti quanti, vanno portati da adesso a un anno e mezzo e questo è un problema che noi abbiamo posto sul tavolo di Elvise, ma ai quali ovviamente non c'è data risposta perché c'è stata l'accelerata negli ultimi giorni con la firma quando noi avevamo sottoposto questo problema e nei tavoli dove era presente il Ministero del Lavoro, oltre naturalmente al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'eventuale proroga degli ammortizzatori sociali, ma a questo non abbiamo avuto alcun tipo di risposta. Questi passaggi ovviamente potevano già oggi essere meglio esplicitati
sollecitati dall'autorità portuale di Livorno, ma confidiamo che possano essere in altra occasione e intervenire in questa commissione per approfondire questi aspetti. Il costo complessivo dell'opera, stiamo parlando della Dacia in Europa, non di tutto quello che è la realizzazione del TRV, quindi il costo complessivo dell'opera è stimato quindi in 607 milioni per le opere civili, quindi acqua e cemento. L'originario studio di fattibilità prevedeva un costo di 643 milioni, comprensivo anche del costo delle chiappe per il canale dell'Interporto, che invece viene rinviato ad un secondo momento. Da quanto abbiamo potuto comprendere, l'autorità portuale di Livorno ricercherà quindi sul mercato un finanziatore che investa 326 milioni di euro a fronte di una concessione della Dacia di oltre 50 anni. Il punto sul quale si vuole oggi avviare un dibattito aperto alla città è che stanno per essere banditi appalti per la costruzione di opere portuali per oltre 600 milioni di euro e che occorra contestualmente avviare procedure che diano garanzia di ricollocazione di tali progetti nei disoccupati per il periodo di durata dei lavori che con grande ottimismo sono fissati in 4 anni. Ve lo rispiego meglio, in modo tale che sia chiaro a tutti. A domanda, autorità portuale risponde: dal momento in cui i finanziamenti sono in cascina, quindi quanti soldi ci sono, l'inizio delle opere dovrebbe portare a conclusione di tutta questa operazione in 4 anni. Questo è quello che hanno dichiarato. Naturalmente, anche su questo abbiamo avuto ben più che ridire, però si sa, noi siamo quelli che abbiamo sempre questo senso critico ridondante. Questo è lo spirito della convocazione della Commissione di oggi, per cui si ritiene di fondamentale importanza avviare un dibattito pubblico condiviso e partecipato con le istituzioni del territorio al fine di elaborare proposte per l'inserimento di clausole sociali che non sono state inserite nell'accordo di programma, negli appalti dei lavori di prossima definizione, e anche su questo noi abbiamo chiesto molto chiaramente che tutti quanti i bandi che dovrebbero uscire al di fuori di quello che è l'ambito della Dacia in Europa debbano prevedere specifiche clausole sociali di salvaguardia dei lavoratori che si trovano in condizioni di disagio per i quali viene, ormai è stata dichiarata, Livorno area di crisi complessa, tanto per essere chiari, che non è che tutto questo viene fatto come un giorno di festa, viene fatto perché c'è una situazione socio-economica disastrosa e quindi non è un momento di gaudio, ma è esattamente il contrario. Dunque, concludo in questo modo. Inserimento di clausole sociali negli appalti di lavoro di prossima definizione, ovvero ai fini di promuovere l'adozione da parte degli enti competenti di criteri di valutazione dell'offerta che attribuiscano premialità ai concorrenti che assumono lavoratori dell'area di crisi complessa. Questo è quello che avevamo chiesto sui tavoli del MISE e questo, visto che non è stato introdotto all'interno dell'accordo, abbiamo chiesto che venga introdotto almeno all'interno di tutti quei bandi che vengano promossi dall'autorità portuale frutto dell'accordo di programma. Io non ho molto altro perché avrei tante polemiche e tante critiche da fare sia all'accordo di programma sia alla redazione del documento della Ocean Shipping Consultings, non perché, come qualcuno ha detto, siamo contrari alla realizzazione della Dacia in Europa di per sé, è assolutamente il contrario. Noi siamo assolutamente favorevoli alla realizzazione di infrastrutture che possano dare al porto di Livorno e alla città di Livorno una nuova prospettiva. Ci dispiace vedere che le cose sono fatte con fretta e che non mettono Livorno al centro di un rilancio reale del mondo del lavoro e dell'occupazione. Le critiche che abbiamo fatto a questo documento che ci è stato sottoposto, mi riferisco a quello
sa X. È semplicemente perché su mia richiesta è stato convocato in quel di Furia un comitato portuale. 20 ore prima ci è stato dato questo documento redatto in un inglese maccheronico che è costato a tutti quanti noi 195.000 euro e che dovrebbe essere l'elemento, dovrebbe essere il documento che permette a autorità portuale, in quanto colei che va a chiedere i finanziamenti, permette di trovare appetibilità sul mercato finanziario, il che tradotto in italiano corrente vuol dire: noi facciamo questo studio in modo tale che il finanziatore, leggendo lo studio, si mette nelle condizioni in cui trova questo investimento appetibile e mette sull'investimento i soldi che potrebbero venire fuori. Bene, lo studio io lo lascio leggere a tutti quanti voi, ormai è diventato di dominio pubblico, però le critiche che abbiamo fatto in fretta e in furia nelle 20 ore che hanno poi seguito il comitato portuale, dove ho espresso una piccola porzione di queste critiche, e il documento che invece presto presenteremo come critica formale all'autorità portuale di Livorno, sarà circostanziato da numeri grafici di comparazione, perché riteniamo tanto una delle mille cose che contesteremo, una delle mille è che siamo andati in fretta e furia ad approvare un piano regolatore portuale che prevede le banchine a 16 metri. Questa è una delle cose, ma non è l'unica. Ma chiarisco questo perché non è vero il messaggio che vuol passare che il comune di Livorno è contrario alla realizzazione di quelle che sono le infrastrutture a mare. Esattamente l'opposto. Noi siamo favorevoli a opere che però prevedano concretamente il rilancio occupazionale della città di Livorno, dei lavoratori e delle lavoratrici, e non che giustifichi semplicemente la realizzazione di infrastrutture in quanto tali, perché non è questo il percorso attorno al quale noi ci spendiamo. Quindi il discorso dei 16 metri è un discorso abbastanza eclatante, perché in fretta e furia siamo arrivati all'approvazione. 16 metri con Piombino 20 e Genova 18. Nel documento stesso della Ocean Shipping Consultings si evince chiaramente, ma non è l'unico, perché lo dice l'Ocean Shipping Consulting, lo possono dire i più grandi esperti del mondo, basta andare a vedere quali sono le navi che sono state opzionate dalle grandi compagnie, quindi quello che sarà futuro lo si vede semplicemente da questo, andare a vedere i cantieri che cosa stanno realizzando per essere veramente nel futuro di quello che sarà il prossimo traffico nel mondo dei contenitori. Bene, noi abbiamo approvato un PRP a 16 metri quando abbiamo un Piombino a 20 e un Genova a 18, e le navi che prossimamente saranno appetibili, guarda caso, sono con un pescaggio di almeno 18 metri. Quindi questo che cosa vuol dire? Che noi ci troveremo ad opera conclusa nei 4 anni che vengono dichiarati dall'autorità portuale di Livorno, e anche su questo noi abbiamo molto di che ridire, ma diciamo che con un certo ottimismo riusciamo anche ad arrivare alla realizzazione di tutta l'infrastruttura nei 4 anni. E tra 4 anni cosa facciamo? Tra 4 anni si scava altri 2, 4, 6 metri, perché i 16 che avevamo previsto e approvato non vanno più bene rispetto a quelli che sono i traffici che nel frattempo sono cresciuti, oppure bisognava proprio in virtù degli studi fatti, di quello studio costato 195.000 euro, provare a prendersi i mesi necessari per andare a redigere uno studio che magari contemplava una profondità delle banchine a 18 o a 20 metri. Sapete quant'è la differenza tra i metri cubi
parlando tra 16 e 18 metri, 5 milioni di metri cubi di fanghi, 5 milioni di metri cubi di fanghi che comporterebbero dove A, dove li mettiamo, tanto per cominciare, B, 5 milioni di metri cubi non sono proprio niente, B, i costi dell'operazione sarebbero completamente differenti rispetto a quelli che ci hanno propinato, completamente. E a quel punto lì la credibilità del progetto dove va a farsi, vedendo che non l'ho detto io. Beh, la questione è questa. Ora, qui siamo in commissione lavoro e a me, ovviamente, spetta aver sottoposto questi come problemi, perché questi sono problemi dell'intera città, sono problemi che devono riguardare tutti quanti noi. Ai problemi del lavoro nel transitorio, io però voglio che ognuno di voi sia edotto per quanto è necessario anche per quello che sarà il futuro. Quindi, se da una parte ho fatto una critica alla redazione dell'accordo di programma perché non sono state accettate tutte quelle clausole A di salvaguardia, A di sostegno di eventuali ulteriori ammortizzatori sociali che dovrebbero essere presi nell'immediato, si tratta, ho incontrato un bel po' di lavoratori in questo periodo e so per certo che tra giugno e dicembre oltre 350 famiglie si troveranno completamente senza reddito perché si concluderanno le fasi transitorie di quelli che sono gli ammortizzatori sociali. Beh, allora questa è la prima parte del problema. La seconda parte del problema è realizzazione delle opere e anche all'interno di quello capire in che modo introdurre tutte le clausole che possano ovviamente salvaguardare i lavoratori di qui sopra e operazione conclusa, quindi ottimisticamente tra 4 anni capire che cosa avremo costruito e in che modo tutto questo avrà una ricaduta occupazionale tale da giustificare gli investimenti che tutti quanti noi, quindi i contribuenti attraverso lo Stato, attraverso la Regione, attraverso l'autorità portuale erogano per andare a realizzare questa opera che è veramente importante per la città e per il porto. Levatevi dalla testa una volta per tutte che sono le persone che portano i soldi, non sono le persone che portano i soldi, le persone sono lì per gestire un patrimonio pubblico e quel patrimonio deve essere dibattuto, analizzato, perché è parte integrante di tutti quanti noi, quindi di tutti quanti voi, e quindi è giusto che ne nasca un dibattito. Questo era il motivo per il quale ho chiesto di iniziare a